Il programma è presentato da Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata della rubrica Pillole giuridiche realizzata in collaborazione con la nostra bravissima avvocata Paola Anna Lacorte del Foro di Perugia che è sempre con noi. Oggi parliamo di consumatori contro banche, importantissima sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione Civile del 6 aprile 2023. Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. I principi processuali nazionali non possono ostacolare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione. Dunque, avvocata della Corte, cosa è successo il 6 aprile 2023? È successo che grazie ad un seguito di un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con un'ordinanza del 10 agosto 2019 è stata interessata la Corte di Cassazione, che si è pronunciata a sezioni unite su una questione il cui profilo giuridico era già stato numerose volte affrontato dalla Corte di Giustizia europea. È affermato dalla Corte di Giustizia europea in maniera molto puntuale e precisa, ma non era ancora stato recepito da quella che era la giurisprudenza italiana. E quindi le sezioni unite finalmente hanno fatto chiarezza. Hanno fatto chiarezza e hanno individuato in principi enunciati dalla Corte di Giustizia europea quelli che sono i valori essenziali e primari dell'effettività del diritto e dell'effettività della tutela del consumatore rispetto a tutti quei rapporti con le banche che hanno raggiunto un livello di contenzioso tale da impedire al consumatore di potersi difendere in determinate situazioni e in determinate procedure. Quindi le sezioni unite sono riuscite adesso a riconoscere l'effettività del diritto a tutela del consumatore anche in tutti quei procedimenti per cui il consumatore dava oramai per certo e impossibile la possibilità di poter rivendicare alcuni diritti seppur in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato. Consumatori contro banche come Davide e Golia, finalmente qualcosa sta cambiando in questo gioco di forze impari? Sì, sta cambiando sempre grazie a questa importantissima sentenza per cui oggi il consumatore che si è visto pignorare la casa a causa di un decreto ingiuntivo passato in giudicato che non ha opposto e quindi che non è stato impugnato nei termini di legge per varie vicissitudini, per impossibilità economica di poterlo impugnare, perché il foro competente per un'azione di impugnazione era diverso da quello di residenza del consumatore. Possono essere tante le motivazioni per cui un consumatore non ha opposto il decreto ingiuntivo e che poi successivamente a causa di questa mancata difesa, di questa mancata opposizione, subisce gli effetti di un pignoramento che molto spesso, anzi frequentemente, porta il consumatore in una situazione di grande debolezza e privato persino della propria abitazione, perché con un'esecuzione forzata posta nei confronti di un consumatore che aveva stipulato un contratto di mutuo sul quale pendeva un'ipoteca, una garanzia della banca, molto spesso questo consumatore si vede privato della propria abitazione. L'importanza di quello che è successo il 6 aprile con questa sentenza delle sezioni unite si fonda sulla possibilità di dare al consumatore oggigiorno, anche per le esecuzioni pendenti, ancora pendenti e
alla data dell'emissione della sentenza delle sezioni unite di poter chiedere al giudice dell'esecuzione di valutare se il decreto ingiuntivo non opposto effettivamente si fonda su un contratto tale da non pregiudicare i diritti del consumatore, ovvero deve valutare se il contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo è un contratto privo di clausole abusive e quindi di fare una ulteriore verifica, cosa che non era possibile fino a prima delle sezioni unite, per cui il consumatore non poteva più entrare nel merito del diritto di credito vantato dalla banca e contestarne il titolo. Quali sono le condizioni avvocate alla Corte per poter bloccare il pignoramento della casa? Innanzitutto, in virtù di questa importantissima sentenza, l'esecuzione deve essere ancora pendente. Può essere bloccata da un soggetto consumatore, quindi non deve essere un imprenditore. Il rapporto deve essere instaurato tra il consumatore, il rapporto contrattuale e la banca, intermediario finanziario, e all'interno di questo rapporto contrattuale bisogna verificare se ci sono delle clausole abusive. Quindi un decreto ingiuntivo che è stato emesso a favore di un intermediario finanziario in virtù di un rapporto contrattuale stipulato con un consumatore, avendo, secondo i principi che sono stati enunciati, avendo una valutazione approssimativa tipica dell'emissione del decreto ingiuntivo, viene data oggi la possibilità al consumatore di chiedere un'ulteriore verifica e la sospensione della procedura esecutiva affinché il giudice possa valutare che quel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo abbia o non abbia delle clausole abusive. I precedenti quali sono, avvocata alla Corte? I precedenti sono emessi da parte della Corte di Giustizia Europea. Quindi che la Corte di Giustizia Europea ha già dato una grande importanza a quello che è il ruolo del consumatore a livello contrattuale, quindi della debolezza, dell'imparità con l'intermediario finanziario, perché molto spesso i consumatori si ritrovano a sottoscrivere numerose pagine già fotocopiate, già dattiloscritte, i cui contenuti non vengono compresi appieno. E molte di queste pagine in realtà nascondono delle clausole che sono da considerare abusive, come ad esempio una famosissima clausola abusiva e considerata abusiva è quello del cambiamento del foro competente in caso di controversie, oppure la previsione all'interno del contratto che in caso di controversie sarà competente un arbitro, eccetera eccetera. Ci sono diverse situazioni, quindi di fronte, secondo la Corte di Giustizia Europea, non può non essere tutelato il consumatore che si ritrova a sottoscrivere questo tipo di contratto e soprattutto che non ha quella conoscenza che può avere l'intermediario finanziario, quella preparazione, e per questo i contratti devono avere quella trasparenza richiesta per legge, quella comprensibilità richiesta per legge e quella tutela del soggetto più debole, più fragile, che in quel momento sta chiedendo del credito. E quindi già la posizione di chi chiede qualcosa è una posizione da ritenere più fragile rispetto all'intermediario finanziario. E la Corte di Giustizia Europea quindi ha evidenziato queste particolarità nei ruoli, nella sottoscrizione e nella redazione di questi contratti bancari. Quali sono gli esempi di clausole abusive? Ad esempio quella del foro competente, quindi nel momento in cui all'interno del contratto viene indicato un foro diverso rispetto a quello del consumatore e si specifica ad esempio il foro della sede legale dell'intermediario finanziario, questa è una clausola abusiva, oppure un'ulteriore clausola nel momento in cui si prevede che qualora l'utente bancario volesse estinguere anticipatamente il contratto si applica una penale, oppure un'ulteriore clausola abusiva qualora l'utente bancario volesse trasferire il contratto bancario in altra banca deve sostenere dei costi. E ci sono insomma
delle varie ipotesi di clausole abusive che devono essere analizzate prima di rilasciare il decreto ingiuntivo. Se il decreto ingiuntivo è stato già rilasciato, non opposto e divenuto giudicato e sul quale oggi vige una procedura di pignoramento esecutiva in corso, è possibile effettuare questa valutazione. Dunque, avvocata, la Corte cosa cambia da oggi in poi? Questa è una importantissima puntata per i nostri cari telespettatori. Cambia moltissimo perché finalmente viene data la possibilità a chi pensava di non avere più alcuna chance rispetto al riprendersi la propria casa in quanto non ha esercitato il proprio diritto di difesa in occasione della notifica del decreto ingiuntivo, ha subito un'esecuzione, ha subito il pignoramento, può oggi ancora, se la casa non è stata già aggiudicata, chiedere la sospensione della procedura esecutiva, chiedere al giudice dell'esecuzione di fare tutte le valutazioni di cui ha questa sentenza delle sezioni unite e verificare appunto che il decreto ingiuntivo non si sia fondato su un contratto contenente clausole abusive. Cosa deve fare quindi un consumatore che ha la propria casa all'asta per un decreto ingiuntivo non impugnato e passato in giudicato? Deve immediatamente chiedere al giudice dell'esecuzione di fare la verifica così come indicato dalle sezioni unite e quindi valutare che il decreto ingiuntivo non opposto non si sia fondato su un contratto contenente clausole abusive. Brevi conclusioni, avvocata alla Corte. È un momento molto importante, un passaggio fondamentale perché è stato enunciato un principio che veniva praticamente disatteso spesso e frequentemente dalla giurisprudenza e dai nostri tribunali. Questo proprio perché si dava una grande importanza al giudicato derivante da un decreto ingiuntivo non opposto. Finalmente, e grazie a quelle che sono state le interpretazioni e le sentenze della Corte di Giustizia Europea, si è andato a fondo della questione e si è espresso il diritto dell'effettività della difesa del consumatore, ovvero il consumatore ha ancora oggi la possibilità di difendersi e di far valere i propri diritti anche se non l'ha fatto in occasione dell'emissione del decreto ingiuntivo. E quindi verificare se ci sono tutti i presupposti necessari perché venga privato della propria abitazione, perché venga privato dei propri beni e faccia valere in questa sede nuovamente quelli che sono i diritti che non è riuscito a far valere nelle sedi precedenti per varie circostanze. E quante persone, avvocata alla Corte, sono state private delle proprie case? Quindi davvero difendete i vostri diritti. Potete ovviamente scriverci a pgiuridiche@gmail.com se avete dei quesiti da porci. Io ringrazio la nostra bravissima avvocata Paola Anna La Corte del Foro di Perugia per queste pillole molto importanti. E grazie a voi, alla prossima con Pillole Giuridiche. Grazie. Il programma è presentato da...